Movimento 5 Stelle aveva detto che aveva abolito la povertà, il PD adesso al governo ha detto che ha eliminato i debiti. Come mai questo sciopero nei confronti di un governo che dicono essere il più a sinistra degli ultimi 30 anni? Che sia a sinistra è un problema loro, lo dicono loro e glielo lasciamo dire. Il problema è che la povertà aumenta e non diminuisce, il problema è che la disuguaglianza sociale ed economica cresce e non diminuisce, il problema è che la gente muore sul lavoro, che i salari sono troppo bassi, che le pensioni, un terzo dei pensionati non arriva a 1000 euro al mese. Questi sono i problemi banali dell'Italia sui quali bisogna costruire un'alternativa. Io sono stata licenziata il 15 di ottobre dopo essere stata in ruolo dal 2017 con 25 anni di carriera alle spalle. E licenziata perché non viene riconosciuto il mio titolo abilitante all'insegnamento, riassunta al 16 come precaria. Noi abbiamo trovato tantissime cooperative in cui il caporalato si fa presente in modo vergognoso. Lo Stato in questo caso chiude gli occhi e non fa quello che dovrebbe fare. Buste paghe false, contratti nazionali che non vengono applicati nella tabella retributiva, stipendi miserabili. Sfruttamento, oltre che a Cotimo in tanti casi, tante situazioni che si presentano che sono irregolari, che danneggiano sia la possibilità di dignità dei lavoratori come la stessa economia propria della famiglia. In questo paese si parla tanto di sicurezza, ma se ne parla e basta, perché continuano ad esserci più di 3 morti al giorno. C'è una vera e propria strage di lavoratori nell'indifferenza totale della società, nella complicità delle istituzioni coi padroni. E noi stiamo organizzando una grande manifestazione con tutte le vittime delle stragi, una manifestazione che faremo il 7 dicembre a Torino, perché riteniamo inaccettabile che in questo paese si continui a morire per il profitto. Negli ultimi 30 anni la politica ha prodotto molti slogan sull'occupazione, sui giovani, ma l'unico risultato è il precariato. Dal pacchetto Treu del 96 alla legge 30 di Berlusconi e della Lega al Jobs Act di Renzi. Qual è la condizione e il futuro dei giovani che tu ti attendi in questo paese? Il problema è che c'è un'educazione al precariato. Sin dagli istituti, i licei medi ti insegnano a vivere in un futuro fatto solo di produzione, una produzione fatta di contratti di lavoro precari che non danno speranze di vita a lungo termine, non riesci a progettare il tuo futuro, e ti insegnano che questa è l'unica via possibile, mentre invece non deve essere assolutamente così. Infatti siamo qui oggi al fianco delle rivendicazioni che portano gli operai oggi, proprio perché sono le nostre rivendicazioni del futuro. Lo sciopero generale di oggi, indetto da CUB, SGB e USI, è la dimostrazione che in questo paese c'è voglia di conflitto. A 8:30 Bersani ha sostenuto che il problema dei lavoratori sono la moltiplicazione dei contratti, e a suo dire la moltiplicazione di questi contratti è causa dei sindacati di base. Secondo lui dovrebbero fare una legge sulla rappresentanza che assegni il diritto di sciopero e i diritti sindacali soltanto ai più rappresentativi. Qual è la realtà? La realtà innanzitutto è che mi sembra che Bersani abbia moltiplicato le privatizzazioni, quindi ci sarebbe prima di tutto da ricordare questo. Seconda cosa, in realtà si sta dicendo una grandissima bugia, in piena malafede. Il problema di questo paese qua è che non esistono diritti chiari, una legge chiara che garantisca l'accesso ai sindacati nei luoghi di lavoro, che non definisca chi deve trattare con il padrone, lasciando in mano alle aziende la possibilità di scegliersi le organizzazioni sindacali. Ce ne sono alcune che hanno attribuito a CGIL, CISL e UIL il monopolio del controllo delle aziende, così che loro garantiscano la pace sociale, dicano ai lavoratori: non ribellatevi, l'importante è che avete il posto di lavoro, fa niente se vi pagano anche 3,50 euro lordi l'ora. E poi ci sono altri padroni che fanno perfino contratti pirata con associazioni sindacali cosiddette autonome, che prevedono condizioni ancora più schiavistiche. Ecco, per eliminare questo sistema di sfruttamento antidemocratico serve una legge sulla rappresentanza sindacale che garantisca la possibilità di fare elezioni libere e democratiche accessibili a tutti. E poi ci contiamo sulla base dei voti dei lavoratori. In questo momento non tutti i sindacati hanno gli stessi diritti, le stesse condizioni di accesso. Non c'è assolutamente parità. C'è chi come noi difende i lavoratori, e allora le aziende
li può buttare fuori dai luoghi di lavoro. C'è chi come CGL, CISL e UIL abbassa il capo e tira giù il cappello di fronte al padrone e gli è garantito tutto. Questo è lo sciopero di tutti quelli che si sono sempre mobilitati per gli interessi delle lavoratrici, dei lavoratori, dei cittadini di questo paese. C'è una continuità nella mobilitazione perché le lavoratrici e i lavoratori sono esclusi dalla decisione delle politiche del paese da troppo tempo e questo sta generando più ingiustizie, più diseguaglianza, più povertà. La crisi strutturale del capitalismo sta colpendo duro e a nulla valgono le menzogne di questo come del governo precedente. Continuano a chiamare questo governo giallo-rosso, ma secondo te il PD si può ancora definire un partito di sinistra rosso o c'è qualcosa che non va in questa denominazione? Ormai il PD è un partito centrista che rappresenta interessi che non sono quelli dei lavoratori. Ha ancora una base tra i lavoratori, ma gli interessi che rappresenta non sono quelli dei lavoratori.